Sia lodato Gesù Cristo. Ci ritroviamo insieme per festeggiare la Madonna dei Cappuccini e in questa festa oggi la liturgia della parola, in questa 17ª domenica del tempo ordinario, ci consegna la storia della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Di solito quando c'è una festa propria del paese, di una città, in particolare quando c'è una festa della Madonna, di un santo, si possono anche cambiare le letture. Invece abbiamo deciso di mantenere queste letture, le letture del giorno, perché ci sembravano appropriate proprio a quello che stiamo festeggiando. Perché come avete ascoltato proprio nel versetto dell'Alleluia, poco prima del Vangelo, abbiamo detto: Dio ha visitato il suo popolo. Ed è il caso proprio che abbiamo vissuto noi come abitanti di Rometta, quando appunto la Madonna, nel miracolo che ha compiuto, o almeno Dio, nel miracolo che ha compiuto attraverso l'intercessione di Maria, ha visitato proprio il popolo di Rometta. Io spesso, non solo io, ma anche Padre Maurizio e Padre Mario, sottolineiamo spesso questa cosa, no? La festa della Madonna dei Cappuccini, in particolare, così come avviene anche nelle altre feste dedicate alla Madonna qui a Rometta, ripeto, nelle feste dedicate alla Madonna, in particolare qui a Rometta, non sono semplicemente l'espressione della lode o dell'onore che si porta alla Madonna in quanto tale, come può avvenire in altre comunità, in altri paesi, no? In altre parti spesso capita che si porta onore ad un santo perché magari quella chiesa è dedicata al santo, perché quel paese è dedicato anche alla Madonna stessa, semplicemente perché si porta onore a quel titolo, no? Nel caso di Rometta non è così, non perché Rometta sia speciale, ma perché Dio ha voluto che Rometta fosse speciale. Non per il titolo, e sta cosa la rimarcherò sempre finché non entra proprio nella testa, perché purtroppo non entra nella testa. Dio ha baciato Rometta in questo senso, quando ha permesso a Maria di far sì che quel miracolo accadesse per sua intercessione. Da quel momento questa chiesa è stata dedicata alla Madonna dei Cappuccini. Penso lo sapete, siete più romantesi di me. Questa chiesa non era dedicata alla Madonna dei Cappuccini, era dedicata a San Giorgio. E quindi i frati che erano accanto a questa chiesa naturalmente poi onoravano San Giorgio. Quando poi c'è stato il miracolo per l'intercessione della Madonna dei Cappuccini, tant'è vero che era una Madonna, era un quadro che avevano i Cappuccini, ma in realtà questo quadro rappresentava l'Immacolata ed è stata definita la Madonna dei Cappuccini, cioè il quadro dei Cappuccini. Per dirla proprio in termini nostri, no? Era il quadro dei frati cappuccini, l'immagine dei frati cappuccini, la Madonna dei Cappuccini, significa proprio letteralmente questo, la Madonna dei Cappuccini, ma in realtà è l'Immacolata che era rappresentata in questo quadro. Voi lo sapete meglio di me, il quadro con il tempo è andato distrutto, è rimasta solo la manta che ricopriva il quadro, eccetera, eccetera. Non voglio fare lezioni di storia perché non ne sarei capace. Però, perché ribadiamo sempre questa cosa? Qui noi onoriamo Maria e ringraziamo Dio perché Dio ha ascoltato la sua intercessione, che è avvenuta perché il popolo romentese, oppresso dal flagello della pioggia per più mesi, disperato perché avrebbe perso il raccolto dell'anno successivo, a un certo punto non ce l'ha fatta più, è andato insieme alla delegazione, il sindaco eccetera di allora, dai frati, dalla serie: aiutateci voi, perché allora c'era quel tipo di fede,
facciamo qualcosa e chiediamo aiuto a Dio. I frati hanno preso il quadro della Madonna che avevano loro, come l'hanno portato in piazza dove ora sorge la stella, giusto? Un raggio di sole ha squarciato le nubi e finita la pioggia, il grano che stava germogliando si è ritirato, ha fatto ritirare il germoglio e si è salvato il raccolto dell'anno successivo. Cioè Rometta, che viveva anche di agricoltura, eccetera, si è sentita, è stata salvata dall'intervento della Madonna. Se capitasse oggi una cosa del genere, ma che coincidenze, figura, eccetera, cioè oggi noi non siamo più abituati a vedere i segni di Dio, perché ormai un meteo, una figura di a scienza, e la scienza c'è sempre stata, Però allora la gente era molto più aperta a riconoscere Dio e la vista di Dio continuamente. Oggi non siamo più abituati a questo. Oggi noi è più facile che Dio lo disprezziamo, che lo insultiamo, o ci insultiamo a vicenda per il nome di Dio, paradossalmente, e chiamiamo a testimone Dio perché tu non fai più le cose in nome di Dio, perché non si onora Dio, perché tu, Però quando quel Dio si mette a fare le cose, non lo vediamo più. E oggi il Vangelo ci racconta la storia della moltiplicazione dei pani, che è avvenuta in un modo molto semplice. Gesù sta predicando, a un certo punto vede che questa folla, che lo ascoltava da tanto tempo ormai, da tante ore, era affamata e assetata. E Gesù ha compassione. E per mettere alla prova Filippo dice: come facciamo con questi qua ora? Dove possiamo trovare da mangiare? E dice il Vangelo, dice questa cosa per metterlo alla prova, perché tanto sapeva quello che avrebbe compiuto. E Filippo, che avrebbe dovuto avere fede, perché Filippo era uno dei discepoli, ha visto il miracolo di Gesù, no? Che aveva risuscitato morti, salvato tanti, guariti, eccetera, eccetera. Avrebbe dovuto rispondere: ma come? Mi chiedi a me? Tu sei Gesù. E invece Filippo che dice: ma tanto 200 denari non basterebbero neanche per sfamare anche con un pezzettino questa gente, cioè qualunque cosa facciamo non basterebbe nulla. Arriva Andrea, un altro discepolo, e dice: qua c'è un ragazzo che ha 5 pani e 2 pesci, ma che cos'è questo per tutta questa gente? Poi ci avete fatto caso, a un certo punto il Vangelo dice: c'era molta erba in quel luogo, punto. Si misero dunque a sedere ed erano circa 5.000 uomini. Questa cosa passa inosservata. Ci avete fatto caso a questa cosa? Secondo voi perché il Vangelo dice: c'era molta erba in quel luogo? Sanno quanto quella tua, non pensi? Perché Gesù guarda a ognuno di quelle persone come la pecorella smarrita, come pecore al pascolo, come pecore che hanno bisogno del pastore. C'era molta erba, come nel Salmo: su pascoli erbosi ti fai riposare. Sono persone che hanno bisogno di ristoro. E Gesù guarda ognuno ad una. E quel poco che quel ragazzo offre, Gesù lo moltiplica. Questa cosa ci dice due cose importantissime. Una, l'onnipotenza di Dio, che non ha bisogno di niente e di nessuno, perché per antonomasia si chiama onnipotenza. Ma Dio vuole avere bisogno di noi, perché Dio è amore. Due, questo ragazzo che fa parte della folla, questa assemblea, da questo appunto, vedo gente che si sventola. Avete caldo? Sì, no, per usare il ventaglio. È come se vi dicessi ora: c'è tanta gente che ha molto caldo qua, come dobbiamo fare?
Vi ripeto, c'è tanta gente che ha molto caldo qua. Come dobbiamo fare? No. Ci doveva essere una sola persona col ventaglio che dice: ti do il ventaglio io. Il senso è questo qua, avete capito? Cioè, il senso qual è? Io ho un ventaglio, ma a che serve? Ho solo questo ventaglio. Perché? Perché di fatto, a che serve un ventaglio per tutta questa gente? Questo ragazzo dice: io ho 5 pani e 2 pesci. Rischio di perderli questi 5 pani e 2 pesci, perché se li do a voi, pure io rimango senza niente. Se vi do il ventaglio, pure io voglio di caldo. Però, vabbè, io ve lo do. Siete disposti a darmi il ventaglio? Il senso è questo qua. Perché a Dio basta quel poco, ma dato con tutto il cuore. Noi siamo in una società in cui quello che facciamo e quello che diamo non basta mai. Perché per farci volere bene, per farci accettare, dobbiamo sempre fare qualcosa in più, dobbiamo essere sempre qualcosa in più. Perché tanto, ce lo dicono sempre, non è mai abbastanza quello che facciamo, o sbaglio. Tanto quello che hai fatto, e ti hai fatto chi, se ti hai fatto chi, ti hai dato questo, ti hai dato quello, e non ti è passato mai. Ma sta cosa la facciamo pure noi. Perché tante volte le persone ci fanno questo, ci fanno quello, ci fanno quell'altro, ma non basta mai. C'è sempre quella cosa che poi non hai fatto, non hai detto, non hai saputo dire, non hai saputo fare. Ah! Non è mai abbastanza. Non sei mai abbastanza. O sbaglio? Dio non è così. Dio ti dice: a me invece basta quel poco, ma dato col cuore. Io ripeto, siamo in una società invece in cui noi diamo tanto a livello visivo, no? Noi vogliamo far vedere che diamo tanto, perché così gli altri ci danno di più. Poi vediamo che gli altri non ci danno niente e non c'è niente male, ci manco. Ti hai fatto tanto. Avete presente i classici marito e moglie, che a un certo punto il marito gli dice: ma ti ho fatto l'anello col diamantino, ti hai fatto la crociera. Oppure il genitore e il figlio, no? Dice: ma ti hai fatto un motorino, ti ho comprato la macchina, poi ti spunta il figlio, però non mi hai mai dato un abbraccio. O la moglie mi dice: però non mi hai mai detto ti voglio bene. Però ti hai comprato, ti porti su dalla casa e continuamente ti porto là e io porto i soldi però per mangiare, ma non mi hai mai detto ti voglio bene. Bastava quel poco. Perché noi tendiamo a nascondere quel poco che ci costa col tanto che fa più rumore, fa più effetto. L'effetto non lo fa. Fa molto di più quel poco, con tanto cuore. Però siccome ci costa di più quel poco, perché ci compromette di più, i 5 pani e 2 pesci avrebbero fatto fare la fame a quel ragazzo. Compromette di più. Compromette di più vuol dire ti voglio bene, che l'anello col diamante. Compromette di più un abbraccio che un motorino. Compromette di più un caffè con un amico e tante altre cose. Compromette di più le cose piccole, semplici, che non altre cose. Allora impariamo a fare questo, impariamo a fare le cose piccole ma essenziali. Perché se no campiamo di cose grosse, di cose esagerate e si sgonfia. Alla Madonna allora è bastato questo. Oggi noi vogliamo fare novene cose, poi neanche le facciamo. Però poi alla fine le cose essenziali, col cuore, non le facciamo più, perché non ci crediamo più. Alla presenza vera di Dio non ci crediamo più, che la presenza è presenza.
Allora chiediamo al Signore veramente che ci faccia sperimentare questa presenza, che ci faccia ritornare alle cose piccole ma fondamentali, le cose più importanti. E quelle ci danno la salvezza per sempre. Una cosa sola e chiudo. La Madonna dei Cappuccini ultimamente si sta facendo sentire tanto, tanto, tanto. Da quando stiamo ancora di più cercando di diffondere il suo culto, lei si è automaticamente, diciamo così, come si dice, imposta. Perché? Perché automaticamente lei da sola, siamo andati, lo raccontavo l'altra volta, siamo andati una volta a portare la Madonnina per le strade di altri paesi. E una volta mi è venuta una signora, anzi un signore con la figlia, dicendoci: io vengo a ringraziare la Madonna perché passando la Madonnina, mia figlia ha chiesto a questa Madonnina che sua madre potesse rimanere incinta e lei non poteva più avere figli. Però siccome mia figlia gli ha chiesto una sorellina, mia moglie è rimasta incinta e io vengo a ringraziare questa Madonna. E da lì in poi noi abbiamo chiesto al Signore se questa cosa doveva essere diffusa e quindi abbiamo fatto sì di diffondere un nastro, praticamente che le donne che ci aspettano un bambino o le coppie che aspettano un bambino possono chiedere a Maria, tramite la sua intercessione, quindi al Signore, il dono di un figlio. E se voi vedete in quella cassa di Plexiglas ci sono già dei nastri di persone che hanno avuto questa grazia, persone che non potevano più avere figli o che non riuscivano ad avere figli. Oltre a questo, e questo perché ricordo, Maria è questa Madonna qua, è una Madonna incinta, è l'Immacolata, quindi Gesù ce l'ha dentro. Oltre a questo, ci sono comunque altre situazioni che io però vorrei che raccontasse Padre Maurizio, perché le ha dette già stamattina e ci tengo che lo faccia lui. Guarda, è stato breve. Allora, voi vedete nella cassettiera dell'Innanzi alla Madonna intanto un cerchietto per dei capelli che appartiene a Chiara. Chiara è qui, Chiara Chillè, che nel luglio del 2019 Chiara doveva subire un piccolo intervento perché aveva una cista alla testa, no? E i genitori di Chiara hanno deciso di farsi il pellegrinaggio notturno, che era il primo pellegrinaggio notturno, e l'hanno offerto per Chiara. Chiara era piccolina, quindi questo pellegrinaggio, questa difficoltà anche camminare, ah sì, la notte c'era Chiara nel passeggino. Dopo questo pellegrinaggio, non so dopo quanto tempo, loro hanno fatto le visite per vedere come fare l'intervento e la cista non c'era più. E quindi hanno compreso appunto che la Madonna ha agito, ha pregato, ha chiesto al Signore e quindi loro hanno consegnato un cerchietto che l'abbiamo messo a Chiara. E poi c'è una maglietta che è di Emanuele, non so se sarà fuori. Emanuele che come parrocchia abbiamo tanto pregato, no? Questo ragazzino che abbiamo conosciuto durante la pandemia, che aveva la leucemia, poi è diventato anche il mio migliorcio di cresima, eccetera. E dicembre, 7 mesi fa, lui ha problemi di salute, non si sapeva neanche se arrivava a Natale. E mi ricordo che il 23 dicembre io vado di corsa a Catania. So quelli che fanno la novena di Natale di mattina si sono accorti che io sono scappato per dargli l'unzione degli inferi. Emanuele oggi è qui, ci sarà fuori, lo vedrete durante la processione sulla sedia volante perché ha ancora problema a un piede. E quindi la mamma e il papà hanno donato quella maglietta che lui aveva quella mattina quando io gli ho dato l'unzione degli inferi. La grazia ricevuta l'hanno consegnata alla Madonna e ieri sera l'abbiamo messa ai piedi di Maria. E come diceva Padre Domenico,
la Madonna agisce ancora oggi, no? Dicevo io stamattina, e l'ha detto pure lui, il Salmo, il versetto dell'Alleluia, il Signore visita il suo popolo. E questo popolo, stamattina dicevo, lo visita con la parola, come tutti, con l'Eucaristia, come tutti, tutte le comunità parrocchiali, ma questa comunità continua a visitarla attraverso sua madre, la Vergine Maria.